ciao e bentrovati, siamo qui con l'amico Filippo. Ciao a tutti. E oggi presentiamo un meraviglioso nebbiolo delle Langhe dal nome Massolino. È un vinello da 14 gradi, come sappiamo, il nebbiolo, grande vino del Piemonte. La base del, che cavolo, del Barbaresco e del Barolo. Questa esatto. È la versione più giovane del nebbiolo. Benissimo. Vediamolo e conosciamolo insieme. Guardiamolo, perché Massolino è una garanzia in quanto riguarda come produttore, un tradizionalista piemontese, usa molti grandi, quindi ci aspettiamo grandi cose da questo nebbiolo. Vediamo un po' al colore, Cri, cosa mi dici? Tanto direi un bel rosso, ti direi questo, Filo, un bel rosso molto penetrabile, sì. Cioè un vino nel quale vedi attraverso. È il colore del nebbiolo, non esatto. Ha questo grosso impatto, questa profondità di colore, però gioca più sull'eleganza, sì. Ha questa bella nota e c'è quest'unghia leggermente maturata, sì. È un 2011, però diciamo che è già in fase, sì, evolutiva, sì, 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 bello consistente. Allora basta questo per dire che al naso c'è tanta roba. Decisamente. Allora c'è l'impatto anche qui della frutta, sì, c'è della frutta rossa, c'è del sottobosco. Sì, ti direi che frutti rossi. Andiamo oltre questa frutta che comunque c'è. Sì, di bosco vanno bene, ma poi abbiamo delle spezie anche. Delle spezie. E si sposano, un equilibrio stupendo. C'è un'integrazione perfetta, nel senso che tu avverti il profumo della frutta e anche questa nota di spezie, sì, che si equivale. Sì, sì, sì. Poi c'è questa nota. Sì. Balsamica, leggermente, sì, balsamica, quasi rinfresca, noterete questo ad aprire un po', ok, il tutto e tutte le sensazioni. Direi che grande equilibrio tra naso e bocca, persistente e anche intenso, secco. Sì, secco, caldo. I vitamini ne ha poco, è già abbastanza, sì, infatti questa, sì, pronto da bere. Questo mattone che aveva ci fa anche capire che è pronto da bere questo, sì, momento. Sì, direi che ha una, rispecchia tantissimo quindi il palato. Io lo servirei a 14-16 gradi. Sì, assolutamente sì, lasciamolo anche sempre, ricordiamo, 10, sì, minuti nel bicchiere. Un vino cambia dal momento in cui lo versiamo al momento, sì, in cui lo vogliamo un po' analizzare meglio. Quei 10 minuti, quarto d'ora, sì, per vini così giovani possono essere, sì, sì. Quindi annusatelo subito, così capite quanto cambia da lì a pochi minuti. Esatto. Poi vi direi questo, che intanto vedremo Vale Mazzola dal suo blog cosa ci consiglia come abbinamento, ma noi vi proponiamo cosa ci mangiamo, perché qui, allora, per me sarebbe una bella tagliata, okay, di manzo. Ok, con una cottura non assolutamente media o scarsa, okay, e con sopra gli scaglierei qualcosa. Un formaggio però non troppo coprente, tipo un grana padano con una buona stagionatura. Beh, 30 mesi. 30 mesi. Grana padano 30 mesi scagliato sopra alla meraviglia della tagliata. E vi diremo che ci siamo. Bene, amici Made in Vino, andate su madeinvino.com e con soli 19,90 e due bottiglie di vino che vi arriveranno a casa, diventate sommelier insieme a noi. Grazie, cin! Ciao!